Sono 14 le montagne sulla Terra che superano gli 8.000 metri e 4 di queste si trovano in Pakistan, tra cui la seconda montagna più alta del mondo e la più letale, il K2. Il nostro viaggio verso questo gigante della Terra parte dalla capitale Islamabad, fatta costruire negli anni 60 e che andò a sostituire quella che era stata la capitale dopo l'indipendenza del 47, cioè Karachi, situata nella parte sud del paese e quindi in una zona decisamente meno centrale. Da qui ci aspetta uno spettacolare volo interno che in 45 minuti ci porta a Skardu, nella parte nord del paese. E da qui ci aspetta un viaggio in jeep di circa 8 ore su strade decisamente discutibili che ci porterà nella località di Ascoli, la porta verso il K2. Ok, dopo un viaggio di circa 8 ore su strade che mi hanno fatto sentire la mancanza del Nepal, siamo arrivati a Ascoli. Adesso facciamo un tour del camping. Questa è la dining room. Ok, giorno 1 di cammino, stiamo lasciando Ascoli e oggi andiamo a Jola, sono circa 18 km. Hello, how are you? Ok, siamo arrivati alla tappa di oggi. È stata una tappa tranquilla, non abbiamo fatto molto dislivello, siamo più o meno a 3000 metri. L'unica cosa è stato il caldo perché faceva molto caldo e il sole picchiava parecchio, quindi il mio cappellino mi ha salvato oltre a chili di crema solare. E questo è il nostro campo. Allora, giorno 2 di cammino, sono le 7:20, siamo partiti già da una ventina di minuti. E, oggi ci aspetta una tappa simile a quella di ieri, più o meno diciamo una ventina di chilometri. E quindi stiamo tornando un pezzo indietro e poi proseguiamo perché abbiamo campeggiato dove c'era acqua pulita, e quindi dobbiamo fare un pezzo indietro. Oggi meno male che ci sono un po' di nuvole perché ieri il sole era molto forte. Andiamo.
Allora, la tappa di oggi l'abbiamo portata a casa, siamo arrivati adesso al nostro campo. È stata tosta oggi, veramente tosta, l'ho accusata abbastanza, infatti sono arrivata comunque penso per ultima, e, perché a parte i continui sali scendi c'era diciamo un terreno sempre, cioè rocce, sassi, molto scomodo, quindi veramente l'ho accusato tanto. E, oltre al fatto che comunque abbiamo fatto una ventina di chilometri, che non sono pochi, e comunque siamo già a 3.500, quindi si comincia a sentire un po' l'altitudine. E comunque adesso mi sistemo e poi andiamo a cena. Intanto vi lascio qualche immagine che si vede da qui. Ok, giorno 3 di cammino, oggi ci aspettano un po' meno chilometri di ieri, ma 400 metri di dislivello, dobbiamo arrivare a 3.800 e abbiamo cominciato a camminare sul ghiacciaio del Baltoro. Lo scenario è bellissimo, veramente. Anche la tappa di oggi l'abbiamo portata a casa, siamo arrivati a 3.800 metri, cioè praticamente il nostro campo è sul ghiacciaio, cioè questo è il posto più assurdo dove io abbia mai dormito, però è stupendo. E il sentiero di oggi era, cioè io ero molto più in forma di ieri, però comunque è tosto, cioè siamo al giorno 3 e posso già dire che questo è il trekking più tosto che io abbia mai fatto. Un monstruo,
Allora, giorno 5, ieri abbiamo fatto tappa breve fino a Urducas, circa 6 km. E oggi abbiamo un giorno di riposo e acclimatamento. E io sono un po' preoccupata perché, vabbè, ieri sono stata male, mal di pancia e altri, diciamo, inconvenienti. Però oggi va meglio, quindi spero di sfruttare al meglio questo rest day e domani essere di nuovo in forma per continuare ad andare su. In compenso siamo in un posto spettacolare. E ci stiamo facendo posto a pranzo e questo posto è pazzesco. Arriva la zuppa. Pasta, yeah! Ok, lì in lontananza dove c'è quella B, lì, quello è il Broad Peak e quello è il Gusher Boom 4. Allora, giorno, non mi ricordo più, di cammino. Comunque oggi è una tappa importante perché siamo arrivati al Concordia, che è il campo da cui si vede il K2, che al momento non posso farvi vedere perché è coperto dalle nuvole. Comunque oggi è stata una giornata un po' tosta perché stanotte faceva veramente freddo, perché vabbè, giustamente stiamo dormendo su un ghiacciaio. E quindi ho sofferto veramente il freddo e quindi non ho dormito assolutamente nulla. Bene, oggi doveva essere il grande giorno verso il campo base del K2, invece il meteo ci ha fatto una bella sorpresa, quindi siamo sepolti sotto la neve. Il K2 infatti non si vede più. E quindi niente, oggi restiamo qui e vediamo che succede. Sono in diretta dalla nostra tenda, diciamo mensa, o salotto, dipende dal punto di vista. La situazione neve non accenna a migliorare, nonostante stamattina ci fossero delle piccole aperture nel cielo, ma in realtà continua a nevicare, anche se non in modo massiccio, ma comunque abbastanza per lasciarci bloccati qui, sicuramente per oggi, domani vediamo come va. Non ci voleva. Ok, è vero che sta nevicando e che la situazione sembra mettersi abbastanza male, ma questa è una pizza cucinata dal nostro cuoco a
4600 metri. Non ho capito perché l'impasto è giallo. In queste condizioni è la pizza più buona del mondo. Grab a card. You guys are just gonna pass it back. Dopo Mahmoud Tahir gara aur na Pakistan jila Shigari gaon tisan talukin aur na di baltrano sabse pehle 2011 no longi sunga pottery bias dena kitchen line us assistant ka dena di big 3-4 salin takriban na si cooking line use aur जो युग में है ना देने इतना अमीर ना चीन तालुक में नहीं ना तो बातों में से तकरीबन कोई 6-7 महीना सुन सकते और अंग्रेज ने वो आया जो मैंने आई पेमेंट पर से ज़्यादा आया टिप ये यहाँ का गुजारा भी नहीं वो कौन बता हूँ मैं तकिया ना नाच बन जिन्हें 16 साल ने काम कर रहा हूँ बच्चे सात बच्चे है मेरा शादी करके 10 साल है ओनर ठीक मिस्त्री नज बिन मिस्त्री का काम करता है मिस्त्री काम करता है अभी 20 साल है ये मंता को हैदर ओलाम हैदर उम्र को उम्र तो तकरीबन 50 साल तो है ग्रुप चलाई हुआ ना ग्रुप भी ओमिन जादे सीजन तो चंबन या मजदूर भी जब वंडर ग्रुप ओम पर दो से चलाई भी वंडरिंग कम से कम एक दफा दो तीन दफा आया दी के तू लोग अच्छा दे ने सुन सर गुनो जा लास्ट मत यो लो दुआ जे तो बबन के मुजारा गे चार रो सुन मे संको पढ़ाई बिन ने हा मजदूरी बिन फो खर्चा पूरा बिन आगे पीछे बिन लो मेरी मिलता से बिन कोई 15-20 साल तो Oggi è il grande giorno, stiamo andando verso il campo base del K2. Nonostante il freddo, la neve e la nebbia degli ultimi giorni, oltre che alla poca visibilità sul K2, arrivare al memoriale è stata una delle esperienze più intense della mia vita. Sarei rimasta ore a respirare la sacralità che trasuda da queste rocce, ricoperte di targhe a memoria di chi ha perso la vita cercando di arrivare in vetta. Le condizioni meteo avverse non ci permettono di completare il Giro d'Anello e di attraversare il passo del Gondogorola, è troppo pericoloso e quindi dobbiamo tornare indietro per lo stesso itinerario, che però stavolta è completamente imbiancato. Siamo arrivati alla fine di questa avventura,
quindi stiamo per ripartire da Ascoli con le nostre jeep. Devo dire che questo trekking mi ha letteralmente spremuta, cioè quello che vedete di me sono i resti di me stessa. E io sono arrivata come una bulla perché ho detto figa, ho fatto 2 mesi in Nepal a camminare, invece mi ha letteralmente spezzata da tutti i punti di vista, sia fisico che mentale. Mi rimane sicuramente un conto in sospeso con il Pakistan, sia per il K2 sia per tutte le altre bellezze naturali di questo paese che non vedo l'ora di scoprire. Sicuramente il viaggio poteva essere più fortunato, ma questo mi ha insegnato a prendere sempre il meglio di quello che mi viene dato, dalla bellezza degli ambienti che ho attraversato alle persone con cui ho condiviso tutte le emozioni che ho provato.